curioso di sapere i particolari, chiaramente in sintesi, di questo famoso evento di Scuola Marsicana. E qui mi riallaccio un po' al colloquio che ho avuto venendo dalla chiesa alla cappella con un signore, gentile signore di Scurcola, che pare sia lì dietro. Beh, un discorso, se non se ne è mai parlato, il discorso è che quello di Scurcola è un eccidio dimenticato. Allora io sto facendo, non a Scurcola, ma in generale, io sto facendo un libro in cui, anzi, caro sindaco, una delle prime tappe, vi prometto, se lei è d'accordo di venire qui a presentarlo proprio a Scurcola, sto facendo un libro in cui si passano in una rassegna tutti gli eventi drammatici, quindi gli eccidi, che poi hanno condotto all'Unità d'Italia. E quindi Ponte d'Arnolfo e Casaldù, e quindi Auletta, e quindi Bronte, e quindi Castellammare del Golfo in Sicilia. Di Scurcola Marsicana se ne parla veramente poco. So che nel 2010, nel 2011, qui c'è stato un convegno, tra altre cose, poi ha partecipato il mio ottimo amico Giovanni De Blasis, che saluto, e che... Ma questo non toglie che la memoria dell'eccidio di Scurcola sia rimasta così, un po' tra le pieghe, un po' dimenticata. Lo stesso Pasquale Squitieri, nel dare... suo celebre, nel mettere insieme le scene del suo celebre film, vi chiamarono Briganti, film che poi per alcuni versi ha avuto una grande fortuna, ma è stato immediatamente ritirato quasi dalla circolazione, proprio perché trattava di argomenti storici. Ebbene, ambienta l'eccidio di Ponte d'Arnolfo proprio a Scurcola, però lo chiama di Ponte d'Arnolfo, questo è a dimostrazione di come di questi fatti di Scurcola se ne sappia a livello di storiografia, di vulgata storiografica dominante, se vogliamo così dire, veramente poco. E allora in sintesi, in pillole, lo riassumiamo anche per esaudire la richiesta di Raimondo. In Abruzzo già c'era stata una spedizione legittimista e l'aveva capeggiato il famoso colonnello prussiano Teodoro Clich della Grange, che culminò con la sconfitta a Civitella Roveto, fu l'unica sconfitta dei pochi a sconfiggere Garibaldi l'ottobre, 6 ottobre 1860. Poi arrivò fino all'Aquila, dovette retrocedere perché nel frattempo il bel generale Scotti d'Aquila, San Macerone, era stato costretto alla resa senza neanche ingaggiare in battaglia. E quindi Clich della Grange si era dovuto ritirare perché per non correre il rischio di essere accerchiato. Nel gennaio del 1861 c'è una seconda spedizione legittimista in terra d'Abruzzo. Ma perché si insisteva con l'Abruzzo? Perché si insisteva, caro sindaco, con le vostre zone? Perché qui c'era una dedizione assoluta per il re in Borgogna. Allora, cioè, era l'unica zona d'Italia in cui i piemontesi ancora non erano arrivati, o erano arrivati in maniera molto limitata. La popolazione locale aveva un sentimento sincero ancora per il re Borgogna. E quindi da Gaeta, che era già cominciato l'assedio, Francesco II dà incarico ad un ex militare borbonico, Francesco Saverio Lumerà, di capeggiare questa seconda spedizione in terra d'Abruzzo. Lumerà fa i suoi preparativi, non riesce a raggranellare più di 150 persone, 150 uomini, ciò nonostante parte lo stesso. Arriva a Carsovi, che viene occupata senza colpo ferire, dove si ricongiunge alle masse di Giacomo Giorgi, che era l'avvocato di Civitella Roveto. Qui siamo all'oscuro e questi sono i piemontesi che hanno sabotato.